Jay l'anatroccolo. Libro secondo. Intuizioni. Yuji comincia a lavorare l'alluminio in fabbrica, ma non è soddisfatto di come ha realizzato il becco e la coda di Jay. Quindi, saputo che Earl, un nipote di Jay che gli assomiglia, abita in Giappone, va subito a incontrarlo. Dall'incontro conclude che i becchi e le code di Jay e Earl sono un po' differenti e parla con Gigi di queste sue impressioni. Quest'ultimo raccoglie tante vecchie fotografie provenienti dall'Italia che raffigurano Jay, contando sull'aiuto del picchio Akira e di Francesco, che amano particolarmente l'anatroccolo. Tutti ne discutono fino al mattino e Gigi da solo sprofonda nei pensieri che riguardano il loro beniamino. Dopo essere arrivati a destinazione, mostra a Yuji una foto in cui la sagoma dell'anatroccolo è ritratta particolarmente bene. Osservandola, Yuji capisce la fonte delle sue perplessità. Di conseguenza, la scimmia comincia nuovamente a battere l'alluminio.
Libro terzo. Percepire la bellezza. Il cigno Clarisse, la più piccola delle figlie di zia Miura e la preferita di SV, ha un problema per via del suo piumaggio rosso. Diventando adulta, però, assume un tale splendore da essere decantata da tutti nel villaggio. Il principe anniversary della casata Contach, sentita quella diceria, invita Clarisse al ballo. Successivamente i due si sposano e Clarisse diventa principessa, come aveva sempre sognato. Clarisse si reca in Giappone per curare la ricomparsa della malattia alle piume. In una stanza d'ospedale, consigliatogli da Gigi, racconta quest'ultimo di quando aveva visto Bob, il padre di Jay, alla stazione di Bologna e di come Bob, dopo la morte di Jay, fosse scappato dal villaggio senza rivelare la sua destinazione. Nel sentire la storia, Gigi ricorda la triste vicenda di Jay come gli era stata riferita precedentemente da Oracco. Libro quarto. Pensare alla forma. Al ritorno dalla fabbrica di Yuji, i due designer Tatsumi il gufo e Francesco il fagiano si scambiano opinioni sul design. Quest'ultimo ha problemi ad esprimersi in giapponese, così si abbandona ai ricordi della sua giovinezza che si concludono col coronamento del suo sogno, diventare un designer. Racconta che da piccolo gli piaceva tantissimo disegnare e durante le lezioni a scuola, nonostante il maestro lo scoprisse, disegnava senza studiare. Dopo il diploma, il suo talento viene riconosciuto da Giorgetto il Passero, un grande del design per cui Francesco ha sempre avuto una venerazione. Così diventa un designer. I disegni di Francesco, grazie alle varie esperienze accumulate, trasmettono un senso di vividezza come se Jay, il protagonista dei suoi lavori, potesse mettersi a correre da un momento all'altro anche adesso. Gigi, con l'avvio del progetto Jay, ha imparato quanto è meraviglioso avere un sogno e esprime la sua gratitudine all'anatroccolo dedicandogli una canzone. E per finire, Gigi incontra Shinichi e si reca a Sant'Agata. Che tipo sarà questo Shinichi? Nel villaggio è arrivato il giorno in cui Jay torna a casa, grazie all'ottima relazione che si è instaurata fra Cristina e Elisabetta e la famiglia dell'anatroccolo e grazie al supporto dei compagni e delle innumerevoli persone coinvolte, capaci di interpretare l'affetto provato dai parenti nei confronti dell'anatroccolo.